Precario. Normalmente in questi ultimi anni questo aggettivo è diventato, come dire, di uso molto frequente, soprattutto per indicare la condizione del lavoro, che in tante forme è identificato come qualcosa di instabile, di temporaneo, che ha poca durata. Al punto tale, questo è vero e diffuso, che in qualche modo è la stessa esistenza di questo terzo decennio che comincia a essere identificata almeno nelle nostre contrade con la caratteristica della instabilità costituzionale, al punto da dare per scontato che la natura delle cose sia questa, cioè la precarietà. Da un lato è vero, il mondo è complesso, ormai lo si sa, da qualche decennio è diventato addirittura un luogo comune. Certamente non tanto poi riflettono sulla struttura, come dire, di tipo scientifico, conoscitivo che impiega questo aggettivo, ma sicuramente le cose sono viste, percepite, diciamo pure direttamente vissute in termini di maggiore provvisorietà. Bene, il vero problema qua è che naturalmente si immagina che questo sia, come dire, una caratteristica oggettiva delle situazioni. In effetti la parola precario implica uno sfondo molto più, come dire, preoccupante. Precario viene dal latino prex, prece, preghiera, dal verbo cioè preco, un deponente che implica l'idea che qualche cosa viene fatta con particolare carica affettiva. In che consiste questo preco? Appunto, come dice facilmente l'etimologia, la preghiera. In pratica, precario è quello che si esercita per missione, per tolleranza, per concessione di qualcuno. In sostanza, precario non è solo, punto finale, l'instabilità, ma è instabile perché è determinato dal fatto che lo sia in concessione da qualcuno che ce lo può concedere o meno. O meglio, ce l'abbiamo, ma magari qualcuno oggi mi toglie. Ecco, per esempio, nella mia situazione di precarietà attuale, io sto qua in una clinica in cui ho chiesto di venire e qualcuno me l'ha concesso, naturalmente a condizioni particolari, appunto, e in cambio di qualcosa. E soprattutto però quello che rimane chiaro è che io sono in questa condizione di dipendenza strutturale asimmetrica, cioè io non ho delle cose e qualcuno me le concede, in cambio di qualcos'altro. Bene. Fin quando questo patto in qualche modo è possibile, in questo caso fin quando pago, evidentemente sto qua. Ma naturalmente nel caso del lavoro, di molte situazioni dell'esistenza, noi chiediamo a qualcuno che però, e questo è il quadro generale della società, in linea di massima ci guarda con distacco, ci guarda con disprezzo spesso, sottovalutando totalmente la nostra reale partecipazione. Insomma, precario significa una struttura sociale asimmetrica, di forte gerarchia, in cui ci stanno delle situazioni per cui alcuni hanno dei poteri, dei beni, che possono decidere di distribuire qua o là, e altri no. E in pratica è la storia umana che, a partire più o meno dall'invenzione dell'agricoltura, è messa in questi termini. Io, agricoltore, accumulo, ho dei bene, insomma, a disposizione anche in epoche di scarsa disponibilità generale, e allora sono in condizione di chiedere a quelli che non ce l'hanno
di fare quello che io voglio. Pregare, quindi, sottomesso, volente o nolente.